mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Suez. Il titolo dice tutto, storia di un'imitazione vissuta. Eppure tu sei un artista troppo complesso per nasconderti dietro l'evidenza delle parole. Quindi che cosa si cela realmente dietro questo spettacolo? Il mistero di come sia stato possibile che una passione giovanile, diciamo l'avere un beniamino da parte mia, abbia portato poi a una serie di intrecci nella mia vita per cui sono arrivato a diventare amico di questa persona, di questo grande artista che è Lucio Dalla. Imitazione e anche sostituzione. In alcuni punti dello spettacolo sembri talmente Dalla che è quasi commovente. Qual è il segreto? Il segreto è che io negli anni adolescenziali, negli anni del liceo, ero talmente fissato con Dalla che anche per i miei compagni ero lui in qualche modo. Non solo gli canticchiavo le canzoni, ma incidevo delle audiocassette dove mischiavo la mia voce alla sua. Quindi era diventata una sfida riuscire ad essere identico. Se voglio bene so, ma avanti tanto bene so. Si intuisce un gioco profondo tra te e lui. Anche quando era ancora in vita ti divertivi a imitare Dalla? Dunque, io ho fatto 16 anni, diciamo, di quella che si chiama gavetta, cioè di spettacoli in giro per l'Italia, non ancora approdando alla televisione. E lì facevo uno spettacolo misto di imitazioni di cantanti che chiudeva proprio con l'imitazione di Lucio Dalla. Quindi l'ho fatta prima di conoscere, prima anche di finire in TV e avere il successo di Valentino. Il successo di La Balla Dalla è dovuto a questa percezione di Dalla vivo, là sulla scena, che la tua imitazione crea negli spettatori? Ma io credo sia dovuto alla qualità delle canzoni di Dalla, perché io vado a pescare nel repertorio vecchio, quindi il successo è scoprire queste canzoni. Poi certo anche vedere questa imitazione che rasenta appunto l'impersonificazione totale fa un certo colpo, però non è detto che tutti poi si ricordino bene, vengono anche persone che non conoscono bene Dalla, dei giovani eccetera, che poi dopo si appassionano. D'ogni dramma un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare amante. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e... Hai interpretato moltissimi personaggi, dal Papa a Trump. Qual è il tuo ruolo favorito? Ma ce ne sono tante di imitazioni. Questa che faccio in teatro di Dalla fa parte proprio delle mie passioni. Poi, se si guardano i personaggi fatti in TV negli anni che vanno dal 98 ad ora, cioè quelli fatti a strisce, è chiaro che Valentino è quello che ha aperto la pista a tutti gli altri miei personaggi. Se dovessi scegliere però fra quelle che ho fatto, le migliori sono state Gino Paoli, sono stato il ministro, il presidente del Senato Marini, Nanni Moretti e forse il ministro Cancellieri. Che cos'è per te la satira? Per me, personalmente, cioè il mio tipo di satira va a pescare le debolezze dell'essere umano, quindi diventa il modo di far vedere che siamo tutti uguali, cioè cerco di pescare quella che è la parte umana e debole, quindi goffa e buffa dei personaggi politici. Oltre a essere un grande attore, sei anche un pittore di notevole successo. A 16 anni, grazie ad una mostra su Amedeo Modigliani, ti sei avvicinato al mondo dell'arte. È ancora oggi fonte di ispirazione? Senz'altro, perché Modigliani, visto da un livornese, ha una figura cioè particolare. Intendo dire, è uno dei pittori più famosi del mondo. Da Livorno, che è la sua città, come capita al Nemo Profeta in Patria, ancora è visto sì come un mito ora, ma per tanti anni è stato considerato uno un po' diverso dalla linea dei pittori livornesi. Naturalmente questo mi ha attirato molto da giovane. Io ho capito che si poteva descrivere come siamo fatti dentro dipingendoci da fuori. Dal camerino delle rondini del Teatro Accademia, un caro saluto a Dario Ballantini. Se voglio bene, thank you.
e scioglie il sangue rinde venne rinde venne rinde venne rinde venne.